trovo benissimo, che doi tu. E vi farò vedere quello che ho comprato. Ho preso diverse cose, questa volta ho voluto un pochino variare, ho preso anche delle pietre dure per fare delle creazioni. Andiamo ad iniziare. Allora, come prima cosa ho preso questi elementi, faccio vedere, che sono in resina, sì, che sono delle roselline, vedete? Andiamo a fermare il fuoco, magari la luce non ci aiuta. Ecco, sono fucsia, sono delle roselline fucsia che ho preso in questo colore. Questo è l'articolo, perlina resina roselina fucsia 16 mm, che ho preso in questo colore e in quest'altro colore che è un arancio. Sì, e questi sono i primi. Poi ho preso questi cuoricini che sono in agata, molto carini. Questo è l'articolo verde acqua e sono 4. Poi ancora come pietra dura ho preso quest'agata molto bella. Adesso che siamo già nel periodo estivo e le creazioni con questi colori belli vivi vanno molto, ed è un filo da 40 centimetri ed è una pietra agata gialla tonda sfaccettata da 6 mm. Poi ancora abbiamo preso come pietra dura sempre agata, cioè del colore molto bella, vedete, ed è pietra radice di rubino tonda sfaccettata. Ah, non è un'agata, è pietra radice di rubino, molto bella, sempre un 40 centimetri, però questa è poco poco più grande perché è un 8 mm, ecco l'articolo. E questa è un'altra, scusate, è mattina presto e ancora la voce non è bella squillante. Poi ancora abbiamo preso questa pietra, ecco, questa era l'agata, pietra agata striata fucsia, questa è proprio quella piccolina da 4 mm. Guardate com'è bella. Molto bella. E questa qua la lunghezza è sempre 40 cm, questo è l'articolo. Per i prezzi naturalmente vi rimando sempre al sito. Questa è l'altra. Poi ancora come pietre dure ho preso queste qua che non pensavo fossero così piccoline, che sono pietra zircone multicolor tonda sfaccettata 2 mm, però sono meravigliose perché sono molto luminose. Adesso vi faccio vedere, guardate che belle, molto molto belle. Vedete com'è luminosa? Questo è l'articolo ed è sempre 40 cm. Con questo vedremo che cosa ci possiamo realizzare, perché essendo molto piccoline, vediamo, magari mi date un'idea voi di quello che posso fare con queste qua. Poi ancora, come pietre, come filo di pietra abbiamo finito, adesso faccio vedere i cristalli invece. Ho preso questi cristalli Swarovski di questo bel colore, che è un blu zircon 4 mm 60 pezzi, e questo è l'articolo. Poi ancora come cristalli ho preso questi qua che erano una novità, che sono come degli esagoni, infatti è la forma di un esagono e sono sempre dei cristalli Swarovski. Questo è l'articolo 5,5 mm, 6 pezzi, di cui io già qualcuno l'ho utilizzato perché ho realizzato degli orecchini in assemblaggio che adesso vi farò vedere, sempre con del materiale preso da DoiTu, che erano in questo pacchettino che ho già finito, e erano due vaia, quindi due coppie, ed è un orecchino goccia oro color oro, che è questo qua. Vi faccio vedere, ecco, era questa goccia così tutta dorata, e poi io dentro si apre e ho realizzato questi orecchini
Con dentro ci sono questi cristalli Swarovski che vi ho fatto vedere prima e mezzi cristalli, sono molto carini e questi qua penso che ne prenderò altri, molto belli, molto luminosi. Ok, poi ancora ho preso come cristalli Swarovski, questi sono uguali a quelli di prima. Sì, e questi qua sono i cristalli Swarovski, che sono il Crystal Abyss. Questo qua è l'articolo, sono 20 pezzi. Poi ancora, avevo dimenticato queste qua, che sono delle pietre dure, vi faccio vedere. Sono una madreperla pitonata viola e una goccia piatta, vedete? Riprende il disegno del pitone, vedete, con tutte queste, non so se le potete vedere bene, ecco, molto carine, e ce n'è quattro, e questo è l'articolo. Poi ho preso queste nappine che sono molto deliziose, vedete che carine, con questi colori multicolors, e ce n'è quattro nella bustina. Sì, questo è l'articolo, una pina in poliestere multicolore verde con anello oro color oro 20 mm. Ah, sono 5 pezzi. 5 pezzi. Poi ho preso dei connettori. Guardate questi qua che sono carini, che non avevo mai visto, penso che sono una novità. Sono dei pesciolini, molto carini. Faccio vedere l'articolo così se siete interessate. Ecco, questo è l'articolo, connettore pesce in zama, e ho preso questi, ne ho preso due bustine, e poi ho preso anche questi qua, che già questi qua li ho provati, mi sono trovata benissimo e sono anche molto carini, vedete, sempre in zama. Al centro qua si può mettere un piccolo Swarovski. E questi qua ce n'è quattro dentro la bustina. Questo qua è l'articolo. Poi ancora sempre di questo genere ho preso questi, sempre dei cuoricini in zama, vedete? E sono sempre quattro. E questo qua è l'articolo. Ok, come elementi in zama abbiamo finito, adesso vi faccio vedere le perline che ho preso. Ho preso questi qua, Swarovski perla tonda, 4 mm, 20 pezzi, ne ho presi due. L'articolo è questo qua, sono uguali. Ho preso sia questi che questi qua, sempre uguali, e l'articolo è questo qua, sempre della Swarovski, la perla piccolina. Poi ancora ho preso queste monachelle molto ma molto carine, vi faccio vedere, in oro rosa, guardate che sono belle, riprendono delle stelle marine, molto carine, veramente questo sito ha delle cose molto deliziose. Poi ho preso il bracciale armonico Memory, un argento color 60 mm, 10 giri, e ne ho presi due in color, anzi scusatemi, 1, 2, 3 e 4 in color argento, che mi servono per fare i bracciali che ha fatto Mirella Camperchioli in arte mirarte, con tutte le pietre che aveva a disposizione. Ne vorrei fare anche io, vediamo quello che riesco a combinare. E uno l'ho preso in questo colore dorato. Poi ho preso un po' di minuteria, ho preso queste coppettine sia in dorato che in argentato. Questo è l'articolo, ogni tanto va a sfocare bene. Poi ho preso questi anellini dorati, questo è sempre l'articolo. Poi ho preso i chiodini, questi qua belli lunghi, questo è l'articolo in argentato color rodio.
Ah, e dimenticavo, ho preso questo bellissimo filo di madreperla colorata azzurra che è lunghissimo, che è 140 centimetri. Guardate che meraviglia! Guardate quanto è lungo, vedete? Ma poi è un colore meraviglioso. Molto bella questa madreperla. Questa era l'ultimo mio acquisto. Bene, ragazze, io ho finito con i miei acquisti. E, allora, andate a dare un'occhiatina sia sulla pagina Facebook, perché DoiTu è una pagina Facebook dove spesso mette degli sconti. Io infatti questo materiale l'ho preso tutto al 50%. Quindi penso che anche in questo momento ci sia qualche cosa come sconticino. Quindi andate a dare un'occhiatina, che ci sono delle cose molto ma molto carine. E niente, io quello che vi raccomando sempre è iscrivetevi al mio canale, cliccate la campanellina delle notifiche. Mi raccomando, cliccate, 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 anche perché in prossimità dei nuovi video tutorial, così non ve ne perderete neanche uno. Vi mando un bacione, vi auguro una buona domenica perché oggi è domenica e buon inizio del mese di luglio. A presto con un nuovo progettino. Ciao a tutti, un bacione. Ciao ciao.